L'attesa è finita, il giorno dell'esordio di Mario Balotelli in Ligue 1 con la maglia del Nizza nel caldissimo derby del sud contro il Marsiglia, posticipo della quarta giornata. Passano 6 minuti e arriva calcio di rigore in favore dei rossoneri. Sul dischetto ovviamente si presenta Super Mario, qualcosa da dire con Baffego Miss che prova ad innervosirlo, la sua rincorsa, la concentrazione, prova la trasformazione contro Johan Pelé, l'ultimo gol di Balotelli in campionato in Serie A, 22 settembre 2015, 355 giorni dopo arriva un altro gol in campionato, il primo in Ligue 1, la firma di Balotelli all'esordio. Piega davvero pochissimo per entrare nel cuore dei tifosi del Nizza, qui freddo come al solito, grande specialità dagli 11 metri, la trasformazione di Balotelli, il Marsiglia pareggia con Toven, il sedicesimo, ci prova ancora Balotelli, la conclusione da fuori, questa volta Pelé ad intervenire al cinquantesimo, altra specialità della casa, questa volta la punizione senza grandi effetti, Marsiglia avanti con il rigore di Gomis, ma Balotelli ripaga la fiducia di Favre che due minuti prima aveva tolto Plea col gol del 2-2. Cipriani all'88esimo firmerà il 3-2, intanto inizia la Ligue 1, si godono Super Mario.